È un corteo allegro, vivace, colorato e rispettoso della natura, quello che ogni anno si dà appuntamento per camminare sui sentieri che conducono da Vigoleno a Vernasca nella Notte dei Briganti. 2000 i partecipanti anche in questa 11ª edizione, la prima senza il suo ideatore, l'ex vice sindaco Marco Mariani, recentemente scomparso, al quale è dedicato l'evento. L'incasso verrà devoluto all'Associazione per la ricerca sul cancro. Assolutamente speciale, questa edizione l'abbiamo dedicata a mio papà che è stato per tanti anni organizzatore di questo evento e noi stiamo portando avanti un po' quello che abbiamo fatto insieme a lui fino ad ora. Siamo un po' emozionati ma anche contenti di portare comunque avanti questa iniziativa che sta comunque sempre riscuotendo tantissimo successo. Una manifestazione fantastica, proprio è calata in modo perfetto sul territorio, quindi gente di Piacenza ma anche tantissima gente dalla Spezia, dicevamo, da Reggio, ovviamente dalla Lombardia. È una manifestazione giocosa, siamo riusciti negli anni a tenere questa dimensione e ci si diverte, quindi anche per i prossimi anni invitiamo tutti a provarla e chi la prova poi la vuole sicuramente rifare. Questa è una festa per tutti e per in particolare per i vernaschini è anche un modo per partecipare attivamente alla vita sociale del paese. Da dove arrivate? Senso Maggiore Terme. È la prima volta? Avete già partecipato? No, è la prima volta. Tre Casali, provincia di Parma. Sicuramente è una bella passeggiata in mezzo ai boschi, non capita tutti i giorni di farla in notturna. Tra saliscendi imperdibili le tappe previste sul percorso che si snoda nei boschi e nei borghi incantati. Ai Baroni Movida, con l'ormai tradizionale discoteca a cielo aperto, siamo stati più forti delle previsioni del maltempo, ha detto l'organizzatore Graziano Molinari. Novità di quest'anno, la deviazione all'agriturismo Cergallina. Molto apprezzata anche la musica degli Amaraterra Trio al Poggio. Un centinaio di volontari impegnati lungo il percorso. La luna piena, pur di non mancare, si è fatta spazio tra le nuvole. All'arrivo in Piazza Vittoria Vernasca, la musica dei Baggio Band e la pasta asciutta per recuperare energie. Il temporale non ha fermato la festa notturna all'Anticapieve.